Ci troviamo a New York, sono appena finiti gli anni 50 e entrano gli grandi anni 60. Tutti ci ricorderemo gli anni 60 per i tragici avvenimenti accaduti. Inizia la guerra in Vietnam, muore Martin Luther King, muore Malcolm X, muoiono i fratelli Kennedy, muore Marilyn Monroe. Con gli anni 60 e finisce un'era, finisce una grande era e finisce un grande era anche per il cinema, con gli omicidi di Sharon Tate, ad esempio, che Tarantino ha raccontato nel suo Once Upon a Time in Hollywood. E Mad Men è proprio qui che si concentra. In Mad Men raccontano una storia realistica anche ai giorni d'oggi, tramite quelli che sono stati gli anni 60, racconta delle problematiche ancora attuali, delle problematiche che ci sono a partire da problematiche di razza, delle donne e di tutto il mondo del lavoro e dello stress che a volte proprio che il lavoro e anche del contrasto vita sociale, lavoro e le proprie ambizioni personali e familiari che poi distolgono lo sguardo dei tuoi obiettivi e ti trovi incasinato. E questo Mad Men, ed è questo che l'ha resa una delle serie migliori della storia della TV. L'ambientazione di New York, Manhattan, dove i protagonisti sono comunque della alta medio borghesia, comunque lavorando in un grandissimo studio pubblicitario, e tramite la pubblicità che si racconta la storia di come l'America è diventata grande sempre più e di quanto la pubblicità abbia un ruolo fondamentale nella storia dei vari brand, che alcuni adesso non esistono più, altri adesso sono così importanti proprio grazie alla pubblicità. Il mondo della pubblicità è un mondo nuovo nell'ambito delle TV, poco discusso e poco raccontato, e Mad Men lo fa nel migliore dei modi, lo racconta in un modo eccelso, raccontando anche delle storie vere, delle pubblicità davvero esistenti. Grazie al mondo delle pubblicità riesce a farci entrare nell'universo degli anni, fine anni 50, anni 60. Le canzoni parlano dei Beatles anche, perché arrivano in quel momento, e anche dei grandi cantanti e cantautori americani di quel tempo. Tutti sappiamo che poi a partire degli anni 60 e poi soprattutto negli anni 70 c'è anche il boom del cinema e della musica dopo il crollo del cinema hollywoodiano e con la nascita della New Hollywood dopo gli anni 60. Come già detto, il periodo degli anni 60 è un periodo complesso e viene raccontato nel modo migliore. Infatti possiamo definire gli anni 60 come il decennio di passaggio e dove è finita un'era. Ci sono state le lotte dei diritti delle persone di colore, i portavoce erano Martin Luther King e Malcolm X, entrambi uccisi negli anni 60. Anche viene raccontata la morte del presidente Kennedy nel 22 novembre del 63, e traspare tutta la violenza e anche la paura che ebbero tutti i cittadini degli Stati Uniti di fronte a un assassinio così cruento che è stato quello di Kennedy, e con lui porta via un'era. Gli anni 60 importantissimi anche per l'allunaggio, che Kennedy era, ne è stato portavoce, e diciamo che poi è stato grazie a quello che ha fatto Kennedy e la grinta che ha dato che poi la NASA è riuscita ad arrivare sulla Luna. Ovviamente si parla della guerra, c'è sempre il ricordo nei personaggi della guerra di Corea e di quanto fu cruenta, e c'è anche uno scambio di generazioni, gli anziani, chi ha vissuto come Sterling, come lo stesso Don, la guerra di Corea. Poi
dalla guerra di Corea, diciamo, nasce tutto l'incipit della storia e dell'evoluzione del personaggio di Don Draper, che poi, ora faccio uno spoiler, a lui poi si scopre che ha cambiato nome, e là c'è tutta la storyline bellissima di Don e della sua, diciamo, seconda vita, che poi tiene nascosta la sua famiglia per anni, e lì c'è un altro punto di svolta cruciale per la serie. Ma è proprio il modo in cui viene raccontata la storia e ti fa entrare nel vivo delle esperienze e delle emozioni che ogni cittadino americano provava, dalla povertà, dall'alta borghesia ai ricchi, quindi raccontano della guerra di Corea fino ad arrivare ai giovani che dovranno partire per il nuovo conflitto in Vietnam. Si racconta dell'omicidio del fratello di Bobby Kennedy, e diciamo racconta proprio il fine di quest'era attraverso la pubblicità. E ditemi se questo non è un modo innovativo di raccontare una storia. Quindi l'accuratezza storica, la sceneggiatura e la scrittura dei personaggi fanno di Mad Men una delle migliori serie per la televisione. Poi hanno la scrittura, lo script di uno dei migliori personaggi, che secondo me entra tra i 5 migliori personaggi della storia delle serie TV, che poi faremo un video a parte dove parleremo dei migliori attori delle serie TV, e questo è proprio Don Draper. Don Draper è proprio un simbolo di una persona ambiziosa, di un genio che ha una vita difficile, ha dei segreti con la famiglia e non riesce bene a controllare le sue emozioni. Quindi è un personaggio super riuscito. Ma anche Peggy, che è simbolo della lotta delle donne per i propri diritti. Nel corso delle 7 stagioni c'è la scalata di Peggy al successo, ed è anche una donna che riesce con la sua perseveranza e la sua diligenza arrivare in un punto altissimo e cruciale per quella che è l'azienda. Ma troviamo anche molte donne forti in questa serie, come anche la stessa Joanna, che ha sulle spalle grandissime responsabilità. Poi troviamo ad esempio Cooper e Sterling, che piano piano vanno in decadenza a quello che poi sarà il futuro della Sterling Cooper, anche con i giovani, ad esempio Campbell, anche lui pazzesco, un grande personaggio che ha un'evoluzione, è sempre stato un po' schizzato, ma ha avuto un'evoluzione così, ma quel personaggio è anche scritto benissimo, e anche a dimostrazione della rivalsa dei giovani rispetto ai vecchi, agli anziani. E sono, se ci pensiamo, tematiche che tutt'oggi sono alla base della nostra vita. Ancora ci sono donne che lottano, come anche persone di colore che lottano. Si discute anche della sessualità, che è un punto focale nell'intera vicenda, con la storia di Romano, che Salvatore Romano, e la sua sessualità, la lotta, ed è anche una ricerca, si parla anche della ricerca spirituale, della lotta, della continua lotta tra passato, presente e futuro. A volte il passato è inflessibile e il tempo gira, ci sono dei problemi che tuttora nel XXI secolo non sono ancora stati debellati del tutto. Che dire, se non avete visto questa splendida serie, fatelo, perché vi dà tanti spunti di riflessione, e la trovate anche su Netflix, dove l'ho guardata io, e penso che sia tra le migliori 10 serie della storia della TV. A partire dagli anni 2000 sia stata da caposcuola a tutte le serie TV che sono venute dopo Mad Men, e per questo merita la visione. E per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima puntata.